Buonasera, allora vi parlo dal solito campo, ogni lunedì, ogni mercoledì, ogni giovedì, e sono qua innanzitutto per rispondere ad alcuni spunti interessanti che mi avete dato. Partiamo da uno che non riguarda esattamente la Juve, anzi riguarda il Bologna, che è sorprendentemente in zona Champions, e mi si chiede appunto se non è merito di Thiago Motta tutto ciò. Assolutamente sì che è merito di Thiago Motta tutto ciò, perché con una rosa decisamente inferiore presa nei singoli, al di là del fatto che ha un Zirkzee che secondo me è avviato ad una carriera molto luminosa, dicevo, al di là di quello, ha dato a questa squadra un'identità, un gioco preciso. Io dico sempre che quando una squadra non è competitiva nei singoli per raggiungere determinati traguardi, ci può arrivare attraverso la collettività di gioco, e quindi va da sé che Thiago Motta stia facendo un lavoro sorprendente che si può solo ovviamente elogiare. La domanda che mi faccio io è: sì, Thiago Motta ha sicuramente una forte personalità che sa far valere molto bene lì nel Bologna, bisognerebbe vederlo all'opera chiaramente con una squadra importante, più forte, che ha altre ambizioni, che ha altri giocatori, che ha giocatori di spessore anche caratteriale, che ha campioni, e bisogna vedere se è in grado di farsi seguire da questi. È lo step successivo che fa di un buon allenatore o di un ottimo allenatore un grandissimo allenatore, cioè quando la sua personalità è tale che il suo background viene riconosciuto anche da una squadra di levatura superiore, a meno che non ci sia una società a proteggerlo. Mi viene in mente il solito aneddoto di Sacchi, più volte ricordato, quando arrivò al Milan, lui che aveva allenato il Parma in Serie B, e disse a Baresi che doveva studiare le mosse che faceva Signorini, il compianto Signorini. Lo stupore generale, Baresi che si sentì investito da una sorta di lesa maestà, Gullit, Van Basten e Rijkaard che non volevano seguirlo, specialmente Van Basten, interviene la società e dice: lui è l'allenatore, che viene Berlusconi in persona, dice: lui è l'allenatore, lui resta, chi non sta con lui se ne va. E sono rimasti tutti, e direi che ne hanno ampiamente beneficiato, soprattutto a livello internazionale. Io continuo a dire che quel Milan di Sacchi ha vinto troppo poco in Italia, solo uno scudetto, però ha vinto tanto in Europa. Quindi sì, grande merito di Thiago Motta, ma lo aspetto ad un esame più importante, ammesso che lasci Bologna, ma credo che abbia buone probabilità di lasciare Bologna. La domanda poi sulla questione se l'Inter di adesso è forte come la Juve di Allegri, che differenze ci sono? La Juve del primo ciclo di Allegri me la ricorda molto, è una squadra che quando decide di fare gol fa gol, quando decide di vincere una partita la vince. La Juve di Allegri secondo me aveva forse giocatori più forti nel complesso, presi singolarmente, aveva un centrocampo pazzesco e giocava non necessariamente in ripartenza come fa spesso l'Inter, spesso, non sempre, ma spesso lo fa. Però sì, me la ricorda per spirito, per combattività, per fisicità, quanto a tecnica, insomma, ti basta avere Pirlo anche solo un anno per farti capire che hai un giocatore e hai un centrocampo qualitativamente più forte, Pirlo, Pogba, Marchisio, Vidal, tutta gente che insomma era decisamente molto forte, al di là poi di Tevez davanti, che si può assimilare più o meno a Lautaro di adesso, c'era Morata, era una Juve sì assimilabile ma secondo me più forte dell'Inter attuale, assimilabile ma più forte dell'Inter attuale. Terzo spunto, ma Vlahovic ha la sua età perché dovrebbe spalmarsi il contratto? Gli agenti sono a Torino in questi giorni, si è saputo oggi. Perché alla sua età dovrebbe spalmarsi il contratto? Non è questione di età, è chiaro che il problema sta a monte, cioè chi gli ha fatto quel contratto? Folle, folle. Però Vlahovic è giovane, è vero, ma anche, credo, la intelligenza e la maturità per capire che il suo rendimento non è consono ai 12 milioni netti l'anno che percepirebbe dalla prossima stagione e per i successivi 2 anni fino alla scadenza, e che spalmarsi 12 milioni in altri 2 anni vuol dire guadagnarne 6 netti,
per altri 2 anni, vuol dire prolungare la tua attività e legarti ad una delle società più importanti che ci sono in Europa e più conosciute che ci sono nel mondo. Perché comunque, che se ne dica, la Juventus risponde a queste caratteristiche, a questi crismi, e quindi ecco perché Vlahovic dovrebbe coscienziosamente accettare la spalmatura dell'ingaggio, che poi non so se saranno 6 e 6, se sarà diverso, se saranno studiate formule con bonus. Naturalmente noi non possiamo sapere i contenuti effettivi di un contratto, noi non siamo presenti e ci vengono eventualmente rivelati poi nei comunicati ufficiali, no? Ammesso che poi nei comunicati ufficiali si parli di cifre di ingaggio, cosa che non succede assolutamente. Ecco perché io ripeto, Vlahovic dovrebbe avere la coscienza di potersi spalmare questo contratto, che non mi sembra male, non mi sembra male complessivamente. La riflessione che stavo facendo oggi è questa. Allora, credo che difficilmente il Napoli vincerà lo scudetto quest'anno, poi tutto può succedere, abbiamo assistito a rimonte pazzesche come quella della Juve proprio ai danni del Napoli nella stagione 2014-15, però è obiettivamente difficile. E ancora una volta siamo qui a dire che è obiettivamente difficile che un'altra squadra, un'altra società, apra il ciclo che aveva aperto la Juve di Agnelli, che era andata oltre ogni previsione con 9 scudetti consecutivi e 10 anni di titoli considerando Coppa Italia e Supercoppa Italiana dell'anno di Pirlo. Questo cosa significa? Significa che la Juventus è un'altra cosa, sia dal punto di vista oggettivo, di campo, sia dal punto di vista gestionale, sia dal punto di vista strutturale. Poi qualche cosa di storto è andato, sicuramente anche dal punto di vista della gestione, però credo che nessuna società, almeno nei prossimi 20 anni, sarà in grado di ripetere l'exploit che ha fatto la Juve con 9 campionati consecutivi. Credo che questi resteranno cristallizzati nella storia della società e del calcio. E comunque questa Juve alla quale si tira addosso poi rifornisce della propria esperienza altre società, perché l'Inter, per tornare a vincere, è andata a prendersi Antonio Conte e Giuseppe Marotta, per esempio, e poi si prende Cuadrado. La tanto vituperata Juventus viene poi, dalla tanto vituperata Juventus si attinge poi per progetti di vittoria. E quando si fanno proclami invece di progetti di vittoria, dopo aver vinto un anno, e si dà contro a coloro che si scopre essere stati juventini, ma aver lavorato molto bene per quella società, beh, poi i risultati non vengono premiati. Mi fermo qui. Iscrivetevi al canale e ci vediamo domani.